È stato un momento storico, certamente, almeno unico fino a questo momento, non era mai accaduto. Tuttavia mi è parso di assistere ad un incontro di grande tenerezza e di grande comunione. Ecco la delicatezza di Benedetto che si è recato lì all'eliporto per accoglierlo, lo ha riaccompagnato e la macchina non è partita finché l'elicottero non si è alzato. Il Papa mi ha presentato a Papa Francesco, Benedetto mi ha presentato, ha detto il Vescovo di Albano, e lui ha detto ma noi ci conosciamo già, e allora gli abbiamo spiegato, io gli ho ricordato che durante il Sinodo dei Vescovi egli era seduto di fronte a noi. C'è molta curiosità attorno a come adesso Papa Benedetto passa il suo tempo. Egli celebrerà i riti della Settimana Santa, farà certamente domani anche la benedizione delle palme perché abbiamo procurato il secchiello con l'acqua santa. L'incontro tra i due vescovi, tra Papa Francesco e il suo predecessore, che si stringono le mani in fraterna amicizia. Questo è il gesto che mi rimane negli occhi. Mi ha detto che si chiama la Madonna dell'umiltà. Dell'umiltà, Pedro. E mi permetta di dire una cosa, ho pensato a lei, tanto umile, grazie, durante il suo pontificato. Grazie, che dono. Ci ha dato tanto esempio di umiltà. Davvero, grazie, di tenerezza. Grazie. Non dimentichiamo. Grazie. Ecco, ho pensato a lei. E come, grazie. Tanto.